Non vi scalmanate! Non vi scalmanate! Casco ogni tanto, molto meno di prima. Adesso devo stare con i piedi per terra, no? Non è che sia difficile, pesano 25 kg l'uno, sti scarponi. Reggi un attimo, va. No, dicevo, devo stare con i piedi per terra, no? Perché ho una certa responsabilità. Mi hanno fatto assessore alla motorizzazione di Velletri. Mica un pizzico, sai. E beh, come state? Vi sento tutti quanti abbioccati. Dico, cioè, sapete andare in motocicletta? Tu come te la cavi? No, perché sto organizzando un raduno, no? Che si chiama Estate in Moto. Dunque, adesso, a fine del mondo. Adesso vi spiego che succede. Si parte tutti quanti insieme da non mi ricordo mai come si chiama, da Roma. Era difficile, lo so. Dopo la benedizione del padre, quello vestito di bianco che la domenica si affaccia a San Pietro e tutti strillano pa, ecco, del padre, vabbè, se può partire anche senza la benedizione, va bene, l'estate è breve e va vissuta in fretta, il motto del nostro assessorato è monta e vai. Oh, ma avete visto gli assessori che sono venuti prima di me? Certi vagucchi, lumaconi, che non hanno capito il messaggio degli anni Ottanta. Chiaro, Dimmi una cosa, ma che mi guardi con sta faccia da pedone te? Che dai retta a me, dai, iscriviti all'estate in moto, è la fine del mondo! Le donne, faccio a grappoli, Erzellino della motocicletta è una carta moschicida, preciso, vai tranquillo, tranquillo, ogni mestiere c'ha i suoi incerti. Io una volta non sono riuscito a frenare con tutta la moto, sono entrato dentro una vetrina dei ciclomotori e il padrone mi ha detto li motorini adesso chi li paga? L'ho comprati tutti. La passione del motore è come una malattia ereditaria. Mio padre lo chiamavano spinterogeno. Velletri Napoli, 25 minuti e 12 secondi da casello a casello per 10 anni di seguito, poi improvvisamente ha smesso. Cioè, ma chi mo va a fare tutti i giorni da fare avanti e indietro Velletri Napoli, ha detto, e c'aveva ragione, no? E beh, io pure ho i miei limiti, ancora non sono riuscito a superare il muro del suono, ma già ho superato il muro del palazzo, il muro del traumatologico e il muro del pianto dei miei padri. Guarda che mia madre queste cose non le capisce, mia madre è fatta così. L'anno scorso il mio assessorato ha organizzato un raid su due rode in Grecia, no? Velletri a Atene. Una volta sul posto mi sono fatto una foto sulla motocicletta con dietro le rovine del Partenone. L'ho mandata a mamma, mi ha telegrafato, dice paga i danni e torna subito a casa. No, ma non Madoni, dammi il casco! Venite tutti quanti a vedervi, lupatoni, la moto, la moto! Come ne iniziosi andare, sulla gas, in motocicletta, andiamo lupatoni!